Questi polpettoncini cupcake che vi voglio far vedere oggi sono un modo carino per presentare un piatto abbastanza comune, quello del polpettone, e possono essere una bella idea se avete un piccolo buffet o una piccola festa anche per bambini. Per realizzare questi polpettoncini cupcake serviranno 600 g di trita di manzo, di prima scelta, a cui io sono andata ad aggiungere 600 g, cioè esattamente lo stesso peso, di salsiccia a nastro privata del budello, 50 g di parmigiano grattugiato, 3 cucchiai di panna acida o di yogurt, un uovo, 2 patate e, per aromatizzare tutto l'insieme, noce moscata, un cucchiaino di sale e un'erba a vostra scelta. A me piace molto la maggiorana, ho scelto la maggiorana. Inoltre vi servirà dell'olio per ungere poi la teglietta del cupcake in cui metterete i vostri polpettoncini. Cominciate anzitutto a mischiare la carne di manzo alla salsiccia, poi aggiungete le patate schiacciandole mentre sono ancora calde. Aggiungete l'uovo, poi lo yogurt o panna acida e poi gli aromi, la noce moscata, la maggiorana e il sale. A questo punto con le mani cominciate a impastare bene in modo che l'impasto sia omogeneo. Quando è tutto ben amalgamato, prendete una teglia da cupcake che avete precedentemente unto con un po' di olio, e in ognuno degli spazi dei cupcake cominciate a mettere un po' del vostro impasto in modo da formare la forma proprio di un cupcake. Ricordatevi che, a differenza dei cupcake veri, questi non lieviteranno, quindi siate abbondanti. Ecco, quando sono pronti, quello che faccio io è di creare un buco con la mano, con un cucchiaino, e inserire all'interno, nel centro, un cucchiaino di parmigiano grattugiato che poi vado a ricoprire con la carne fritta, perché così rimane una specie di cuore filante all'interno di ogni cupcake. Spennellateli con il resto dell'olio ed andate a metterli in forno, 180 gradi per 30 minuti. Quando i vostri polpettoncini sono pronti, li tirate fuori dal forno, li tirate fuori dallo stampo del cupcake e li mettete in una pirofila. Ma il sughino che si sarà formato, non buttatelo via, tenete la parte che vi servirà dopo. E adesso andiamo a decorarli. Ecco, io ho deciso di decorarli con del purè che ho preparato precedentemente, l'ho messo in una di quelle tasche da pasticceria e lo cerco di mettere sopra un po' come si metterebbe una glassa sopra un cupcake, e poi aggiungerò dell'erba cipollina o dei pistacchi tritati per fare un po' l'effetto simil cupcake. Ma voi potete decidere di decorarli come volete, se volete mettere sopra dei pomodorini tritati, qualsiasi cosa. L'importante è che mantenete un po' questa finzione del cupcake, che è carina e anche decorativa. Sono molto carini per una festa di bambini, ma anche per una cena tra adulti. Sono un'idea originale e spero vi piaceranno.